Sarebbero 22 i campi rom ufficiali in Italia. 7 sono a Roma, 6 a Milano, 3 in Campania, 5 a Torino e 1 a Firenze. A fianco a questi ve ne sono decine di abusivi, vere e proprie bidonville spontanee disseminate su tutta la penisola. Quante siano, non è dato saperlo. Stando ai monitoraggi, più o meno ufficiali, sarebbero 40.000 i rom che vivono in queste strutture, ma anche in questo caso dati ufficiali non ce ne sono. Quello che si sa è che ad oggi sono 180.000 i rom e i sinti che vivono in Italia. Di questi la metà ha la cittadinanza, mentre il resto è apolide o arrivato da ex Jugoslavia e Romania. Solo il 3% è nomade, mentre i due terzi vivono in case di muratura e i rimanenti appunto nei campi. Anche per questo nel 2012 Bruxelles ha invitato l'Italia affinché mettesse in atto una strategia nazionale per l'inclusione dei rom, sinti e camminanti. Una strategia che mirasse a superare i campi che spesso altro non sono che ghetti, dove si alimentano malessere e illegalità. Ma ad oggi ben poco è stato fatto, a parte farli diventare argomento da campagna elettorale o buco nero mangia soldi pubblici, come dimostrato dall'inchiesta Roma Capitale. Capitolo a parte sono i bambini rom, che rappresentano il 60% del totale. Uno su cinque non ha mai messo piede a scuola, mentre il 50% abbandona al termine delle elementari. Il resto si ferma prima delle superiori.